Carissimi amici della Nuova Bussola Quotidiana, ben ritrovati e proseguiamo la nostra riflessione sulla, che abbiamo iniziato la scorsa volta, sull'azione dei demoni. Ricordate che dedicandoci alla Questio 114, siamo nella prima parte della Summa Teologica di San Tommaso d'Aquino, in questa Questio, appunto, San Tommaso cerca di riflettere, di spiegare la questione, il problema dell'azione dei demoni sugli uomini, come diciamo parallelo negativo dell'azione invece benevola, dell'azione di custodia e di ispirazione degli angeli buoni su di noi. La scorsa volta abbiamo visto il primo articolo, ci siamo soffermati un po' a lungo su questo articolo, importantissimo perché soprattutto impattando con il nostro contesto culturale, è un articolo che in qualche modo scuote una certa nostra visione delle cose e ci riporta, con estrema decisione dentro un contesto agonistico. L'uomo in questa vita, non è stato posto per una piacevole passeggiata o per, come dire, una lunga vacanza, ma è stato posto in un contesto di lotta. E in questa lotta che attraverso l'uomo internamente, perché dopo il peccato originale c'è un disordine molto forte all'interno dell'uomo, lo vedremo tra poco, quando, sempre commentando l'articolo Creatori di tutte le cose visibili e invisibili, e aver parlato delle creature invisibili, parleremo dell'uomo invece poi tra le creature visibili, ma con una dimensione in sé invisibile. Bene, noi invece in questo momento ci soffermiamo su quella battaglia di cui parla San Paolo, che non è contro le potenze di questo mondo, ma contro le potenze, gli spiriti dell'aria. Bene. Abbiamo visto quindi tutta la questione del combattimento spirituale, il combattimento contro i demoni. Oggi ci focalizziamo sull'articolo successivo, che è l'articolo secondo, che si intitola così: se tentare sia proprio del diavolo. Come ormai penso vi siete abituati, no? San Tommaso pone, diciamo, come titolo, come l'argomento dell'articolo, un condizionale, no? Che ai nostri occhi sembrerebbe anche banale, se tentare sia proprio del diavolo. Uno potrebbe dire assolutamente no, oppure scontato sì. San Tommaso spiega invece, entrando in questo caso, nel cercare di capire che cos'è la tentazione, perché solo se capisco che cos'è la tentazione posso capire se il demonio tenti o no, se sia solo lui a tentare o no. Allora, vediamo un attimo questo testo. Prima di citare, vediamo un attimo il suo contesto, cioè che cos'è la tentazione secondo San Tommaso, che cos'è in generale quindi la tentazione, quando parliamo di tentazione. Sapete che intorno a questo sostantivo e al suo corrispondente verbo, quindi tentazione, tentare, come dire, si è scatenata un po' una certa polemica, no? Per quella questione del cambiamento del Padre nostro, non va bene, Dio non può tentare, Dio non ci induce nella tentazione, quindi dobbiamo cambiare tutto, abbiamo messo non ci abbandonare, che in realtà non è congruente né con il calco del latino, dal greco, né col testo greco. Comunque, la cosa importante è capire cosa vuol dire tentare e quindi chiedersi chi è che tenta. San Tommaso ci dice molto apertamente: tentare vuol dire sperimentare, mettere alla prova per conoscere qualcosa. Lo usiamo anche nel linguaggio comune, no? Faccio un tentativo, quindi tentare come fare un tentativo,
Perché si fa un tentativo? Perché si vuole conoscere una certa cosa, si vuole vedere se una certa cosa funziona, se una certa strada percorsa va bene o non va bene. Quindi tentare vuol dire principalmente sperimentare qualcosa o qualcuno per avere una conoscenza, per venire a sapere qualche cosa. E dunque, in questo senso, è un sinonimo, oltre che di fare un tentativo, anche di un provare, cioè mettere alla prova. Provare, per esempio, provo un paio di scarpe per sapere, per venire a sapere se mi vanno bene, se la calzatura è troppo stretta, è troppo larga, è troppo morbida, è troppo rigida. Quindi in fondo è un mettere alla prova, un provare. Oppure si può mettere alla prova qualcuno. L'esame, un esame scolastico piuttosto che universitario, che cos'è questo? Mettere alla prova per venire a sapere che cosa, se la persona è preparata, in teoria. Bene, allora da questa idea generale della tentazione, quindi sperimentare per conoscere, provare per conoscere, mettere alla prova per conoscere, da questa idea a questo punto possiamo valutare le diverse tentazioni e soprattutto i diversi, chiamiamolo così, tentatori. Allora, San Tommaso nel corpo dell'articolo 2 ci dice: prendiamo l'uomo. Allora, cosa vuol dire prendiamo l'uomo? Vediamo, l'uomo è un tentatore? Si dice che egli tenta talvolta con l'unico scopo di sapere. Ed è per questo che si dice che è un peccato il tentare Dio, perché allora l'uomo, come dubitandone, presume di mettere alla prova la potenza di Dio. Allora, se provare, cioè se tentare vuol dire mettere alla prova per sapere qualcosa, è chiaro che quando l'uomo mette alla prova Dio, sfida Dio in qualche modo, perché commette sempre un peccato? Perché vuole in qualche modo venire a sapere qualche cosa che in realtà già deve conoscere per fede. È quindi un peccato contro Dio, perché in fondo è un peccato contro la fede. Vediamo se Dio è in grado di fare questo, vediamo se Dio può fare quest'altra cosa. È un po' la tentazione, uno dei grandi peccati di quei capi dei giudei che erano sotto la croce, no? Vediamo se Dio interviene per salvarlo. Cioè il tentare Dio, il voler mettere alla prova Dio per vedere se è veramente così buono, se è veramente così sapiente, se è veramente così onnipotente, se è veramente così onnisciente, eccetera, è sempre, dunque, ci dice San Tommaso, un peccato. Perché che Dio sia questo, al di là di quello che noi possiamo comprendere, di quello che accade, eccetera, è una verità di fede a cui aderire. E quando il dubbio entra nella fede, entra nel cuore della fede, che se ne dica oggi nel grande elogio del dubbio, il dubbio che entra nella fede erode la fede, e la fede non è più tale. La fede è certa precisamente perché non è una conclusione di grandi menti umane, ma è la stessa verità di Dio che ci viene partecipata. Dunque più certa di qualsiasi altra certezza umana, incluso l'esistenza dell'aria, dell'acqua, del fuoco e della terra. E poi prosegue San Tommaso, sempre relativamente alla tentazione versante uomo, cioè l'uomo che tenta, d'accordo? Dice: altre volte invece l'uomo tenta con lo scopo o di giovare o di nuocere. Quindi, in base al suo scopo, questo suo tentare può essere
buono, indifferente a volte, o malvagio. L'uomo che mette alla prova, diciamo così, uno sconosciuto che gli viene a vendere qualche cosa, si chiama prudente. Cioè, mette alla prova nel senso che vuole capire se lo sta fregando o se non lo sta fregando. L'uomo che mette alla prova, come dicevamo prima, no? Il docente che esamina l'alunno lo mette alla prova, ma lo mette alla prova per venire a conoscere se sono state acquisite certe competenze e quindi permettere un certo iter oppure no. E dunque è un tentare, cioè metterlo alla prova, buono. Ma c'è anche un'altra possibilità, cioè l'uomo può tentare qualcuno per indurlo al male. Cioè studiare in qualche modo qualcuno, metterlo alla prova per poter carpire un'informazione, una conoscenza su questa persona e poi metterla in difficoltà nella vita, e fargli accadere qualcosa di negativo, eccetera. Dunque, riassumendo, l'uomo quando tenta, cioè quando mette alla prova, se mette alla prova Dio pecca sempre. Se mette alla prova un altro uomo dipende dallo scopo con cui mette questa prova di fronte al proprio fratello, d'accordo? Invece, proseguiamo, San Tommaso ci dice che il diavolo, ci sto citando, tenta sempre per nuocere, trascinando al peccato. Ed è appunto tentare in questo modo che è ufficio proprio del diavolo, poiché sebbene talvolta tenti così anche l'uomo, in tal caso quest'ultimo agisce quale ministro del diavolo. Cioè, ci dice, in sostanza, quando parliamo di tentazione, in senso più generale, ci riferiamo sempre alla tentazione del diavolo, il quale che cosa fa? Anche lui, in quanto tenta, mette alla prova per conoscere qualcosa. Ma con quale scopo? Con lo scopo di perdere l'anima, con lo scopo di farla cadere nel peccato, con lo scopo di allontanarla da Dio, con lo scopo di far sì che quest'anima possa nuocere a se stessa e agli altri. Dunque, la tentazione nel demonio è sempre cattiva, è sempre malvagia. E ci dice San Tommaso, qualche volta questa tentazione, molto realistico San Tommaso, questa tentazione può venire, diciamo, dal demonio direttamente tramite poi i pensieri, no? Che ci induce alcune inclinazioni, lo vedremo, ma può anche essere mediata da una figura visibile, umana, cioè da un uomo il quale a sua volta ci tenta per indurci al male. E dice San Tommaso, in quest'ultimo caso, quest'uomo agisce quale ministro del diavolo, che lo sappia o non lo sappia. Cioè, ogni volta che ciascuno di noi tenta il proprio fratello per trascinarlo, magari con sé, di solito funziona così, a un'azione malvagia o per allontanarlo dalla via della santità, ecco che ne sia consapevole o no, agisce da ministro del demonio, il quale ha sempre un unico scopo quando tenta, perderci. Terza possibilità, vado avanti con la citazione. Dio invece tenta per conoscere, ma nel senso in cui si dice che viene a conoscere colui che produce in altri la conoscenza. E così infatti si legge nel Deuteronomio, qui si cita il capitolo 13, il Signore vostro Dio vi mette alla prova perché sia manifesto se lo amate o no. Mi fermo qui con la citazione, faccio notare questa frase che può sembrare un po' difficile. Dio tenta per conoscere in che senso? Nel senso in cui si dice che viene a conoscere colui che produce in altri la conoscenza. In pratica, punto primo, Dio tenta, nel senso che abbiamo detto prima, Dio mette alla prova.
Dunque, chi afferma che Dio non tenta è nell'errore. Bisogna capirsi, Dio non tenta mai, evidentemente, per indurci al male, così come specularmente il demonio non tenta mai per un bene. E tuttavia, ci dice San Tommaso, Dio tenta per conoscere. In che senso? Non perché lui possa conoscere. È chiaro che Dio è onnisciente, cosa non ha bisogno di sperimentare qualcosa per venire a conoscenza, ma per permettere a colui che viene tentato di venire a conoscenza di qualcosa. E di che cosa viene a conoscenza colui che è sottoposto alla prova, colui che è tentato? È piuttosto chiaro, prima di tutto, della propria fragilità. Nessuno di noi, prima di essere passato in mezzo alla prova, e non alla prova in generale, ma la prova in fondo di ogni virtù, nessuno di noi, prima di essere stato messo alla prova, può dire di, diciamo così, avere una virtù, di avanzare in una virtù, e anche dopo deve stare attento a non cadere. E per cui nella prova tu sperimenti quanto sei fragile. Pensavi di avere delle virtù, pensavi di avere una fortezza, pensavi di essere prudente, pensavi di essere temperante, eccetera, eccetera, e invece lì ti rendi conto di quanto sia fragile, tu sia fragile, io sia fragile, tu generico. E ancora, nella prova si sperimenta l'aiuto di Dio. Cioè l'uomo nella prova, quando invoca Dio, sperimenta la vicinanza di Dio, sperimenta il supporto, il sostegno di Dio, la sua premura nel rispondere a modo e tempo debito. Quindi vedete come Dio tenta l'uomo per raggiungere questo duplice, importantissimo e altissimo scopo. Nella risposta alla seconda e alla terza obiezione dell'articolo 2 della Questio 114, San Tommaso ci spiega che cosa sia in sostanza la tentazione del diavolo verso di noi. E cito la risposta alla seconda obiezione. I demoni conoscono ciò che accade esteriormente agli uomini, ma l'intimo stato dell'uomo, per cui alcuni sono più inclini a un vizio che a un altro, lo conosce solo Dio. Salto un pochino, e per questo motivo il diavolo tenta cercando di esplorare l'intimo stato dell'uomo per poterlo poi spingere a quel vizio verso cui è più inclinato. Allora, prima di tutto, la prima fase della tentazione, che normalmente non viene riportata, le tre fasi della tentazione sono la suggestione, la dilettazione e il consenso. Ma c'è una fase previa importantantissima, che è quella più aderente al senso letterale di tentare, cioè di mettere alla prova, è la fase di studio. Il demonio studia le sue prede, le loro abitudini, un po' come fa, diciamo così, parallelo un po' poliziesco, ma ci aiuta a capire, un po' come fa un sicario che deve, per mandato di qualcuno, uccidere, e rimanendone però ovviamente coprendo tutte le prove, non solo per proteggere sé ma anche il mandante. Bene, che cosa fa? Si apposta per un po' di tempo a studiare la sua preda, a che ora esce, a che ora rientra, che strada fa, con quale mezzo va, eccetera, no? Tutta una serie di cose che gli permettono poi di mettere a punto il suo piano omicida. Il demonio fa qualcosa di analogo e ci studia le nostre abitudini, dove siamo più inclinati, qual è il nostro lato forte, qual è il nostro lato debole. E come qualsiasi esercito, no, che deve confrontarsi, deve scontrarsi con un altro esercito, non lo va a colpire nel suo lato più forte, lo va a colpire nel suo lato più debole. Dunque, molta attenzione, perché a volte noi viviamo nella beata illusione
che siccome siamo forti su un certo aspetto, siccome siamo preparati su un certo aspetto, siamo sicuri, il demonio ci prenderà da un'altra parte, verso quella parte da cui siamo più inclinati, evidentemente. Nella risposta alla terza obiezione, San Tommaso dice: sebbene il demonio non possa esercitare un influsso diretto sulla volontà, salto un pezzo, può tuttavia esercitarlo sulle potenze inferiori dell'uomo, dalle quali la volontà, pur restando libera, viene però inclinata. Ne abbiamo già parlato, se vi ricordate. Cioè, il demonio non può agire direttamente sulla volontà, direttamente sulla volontà, pur mantenendola libera, può agire solo Dio. Quello che però può fare, ce lo dice San Tommaso, può agire sulle potenze inferiori dalle quali la volontà è condizionata e viene inclinata, viene strattonata. Cosa sono queste potenze inferiori? Le passioni sregolate. Sette vizi capitali con tutte le loro ulteriori suddivisioni. Dunque, ognuno di noi ha una o più passioni sregolate che gli fanno inclinare la volontà da una certa parte. Bene, il demonio interverrà lì, soffierà lì. Non solo, ma interessante, adesso vediamo un pochino. E anche proprio le fasi, no, della tentazione, quindi la suggestione, la dilettazione e il consenso. Che cosa accade? Accade che il demonio è capace di agire in qualche modo su due aspetti: la passione, la nostra passione, quindi segue questa inclinazione, tra virgolette, naturale, ma che in realtà è innaturale, perché quando la passione è sregolata, anche se noi diciamo ma è normale, è naturale, non è naturale, è la natura decaduta, quindi non è naturale. Per l'uomo è naturale vivere secondo le virtù, sebbene ci sembri uno sforzo tale da essere innaturale, ma è perché noi partiamo da una prospettiva rovesciata, che è quella della caduta. Dunque, questo, ma anche un altro aspetto, cioè il demonio è capace di, diciamo così, condizionare psicologicamente l'uomo tramite l'immaginazione. Dunque lavora sulla nostra fantasia e lo fa molto bene, presentando non delle complete falsità, ma delle storpiature. Ci mostra una cosa piccola come grande e una cosa grande come piccola. Una cosa buona e una cosa cattiva ci mostra l'aspetto buono e noi lo guardiamo senza voler vedere, verificare cosa c'è dietro, no? Perché ci va bene così, perché corrisponde alla nostra inclinazione viziosa, e quindi diciamo, perché andare a rovinarci la vita, andare a vedere se dietro questa cosa così bella, piacevole, dilettevole, magari c'è la fregatura, ci va benissimo così, no? Questo è un po', in soldoni, quello che noi facciamo tutti i giorni, più volte al giorno, in cose piccole e, ahimè, in cose grandi, in cose grosse. E la cosa importantissima è proprio questo che a volte può essere un vero e proprio assedio, quando la tentazione si fa forte può essere un assedio, cioè di colpire l'immaginazione dell'uomo e di assediarlo lì mettendogli davanti qualche cosa, per esempio, facendogli vedere una cosa che magari è un problema, ma gliela presenta in una maniera tale che l'uomo viene travolto poi dalla passione, per esempio, della tristezza o della paura. Qualche cosa che magari in sé, certo, bisogna starci attenti, ma diventa il demonio, dice: ah, benissimo, tu sei sensibile qua, adesso io questa cosa te la ingrandisco così tanto che ti faccio cadere, evidentemente seguendo quella che io, dice il demonio, ho già studiato essere una tua inclinazione. Per esempio, un temperamento melanconico e nervoso più facilmente verrà spinto molto volentieri verso la paura, l'ansia, eccetera. Dove l'allegro sanguigno è chiaro che più facilmente lo si sposta sulla superficialità, ma no, ma lascia perdere, cosa vuoi che sia? Il collerico, cioè non c'è neanche bisogno di dirlo, dove viene spinto. E il flemmatico, come dire,
nel disinteresse, nel non prendersi le sue responsabilità, perché lui vive pacioso, diciamo. Vedete quindi anche come i quattro temperamenti classici, a loro volta indicano già, il demonio li conosce molto bene, molto più di noi, non ci crediamo più a queste cose, ma lui sa molto bene che esistono e funzionano, le studia, e le studia per poi mettere a punto la sua azione strategica di tentatore. Ora, in questa logica di mostrare il bene, male, il male, il bene, c'è un testo molto molto bello che volevo leggervi di San Gregorio Magno, tratto da una delle sue opere più belle e che ha avuto più fortuna nel Medioevo, cioè il Commento a Giobbe. Io vi cito il capitolo 32, il punto 45. Dice in premessa San Gregorio Magno: ci sono certi vizi che mostrano in sé un'apparenza di virtù. Vizi che mostrano un'apparenza di virtù, ma in realtà provengono da una fragile malvagità. Infatti, la malizia del nostro nemico si maschera così abilmente che spesso agli occhi dell'anima ingannata fa sembrare virtù le colpe, sicché uno quasi si attende premi mentre merita castighi eterni. Vedete, il vizio mascherato da virtù, il male mascherato da bene. E fa tantissimi esempi, ne vediamo qualcuno. E vedete come li pone, diciamo così, in eccesso e in difetto. Spesso nel punire le colpe, dice San Gregorio Magno, si agisce con crudeltà e la si ritiene giustizia e si attribuisce valore di giusto zelo all'ira eccessiva. Vedete? La correzione, no? La giustizia, cose buone. C'è un eccesso che fa diventare crudeltà, diciamo, no, questa è giustizia, invece no, è crudeltà. Oppure, spesso la debolezza permissiva è presa per mansuetudine e pietà, e mentre quaggiù si perdona troppo facilmente ai colpevoli, questi vengono crudelmente destinati ai supplizi eterni. Quindi anche il lasciar correre. No, vabbè, dai, sei già pentito, poi non sei neanche pentito. Dice, no, può sembrare, no? Pietà e mansuetudine, e invece no, è un vizio. Oppure, talvolta la prodigalità è ritenuta misericordia, e se è una colpa conservare ingiustamente le cose, è peggio quando non si teme di sperperare ciò che si è ricevuto. Cioè, la beneficenza è una cosa buona, ma se io sperpero delle cose, non è più una cosa buona, anche se poi ai miei occhi mi giustifico dicendo guarda come sono generoso. Talvolta si ritiene parsimonia l'avarizia e se è grave colpa non elargire i bisognosi, si crede che sia virtù conservare i beni ricevuti. Qui dall'altra parte, vedete, c'è quello famoso col braccino e dice no, ma io non sono avaro, no? Io sono parsimonioso e invece sei avaro. Vedete quindi, questa è l'arte del demonio e ce n'è veramente tanti, potreste leggere questo bellissimo testo e pensate a quest'altra accoppiata. Spesso la pigrizia è ritenuta un modo di custodire la quiete e mentre è grave colpa non impegnarsi a fare ciò che è giusto, c'è chi pensa di compiere un'azione altamente meritoria per il solo fatto che si astiene dall'azione cattiva, ovvero il io non faccio nulla di male. Spesso, quindi da una parte la pigrizia è scambiata per quiete, però attenzione che c'è anche l'altro versante. Spesso, dice San Gregorio Magno, l'inquietudine di spirito viene chiamata vigile sollecitudine e chi non sa stare tranquillo facendo quel che gli piace, crede d'aver compiuto una doverosa azione virtuosa. Cioè, i due versanti, pigro, ma l'altro lato, che i padri esaminano entrambe queste cose dentro la cilia, cioè il continuo inquietudine di spirito, dover fare, brigare, non avere mai un attimo di quiete, questa quiete
di dedizione a Dio, no? Ma anche la contemplazione delle cose, piuttosto che al riposo, questa noi la chiamiamo vigile sollecitudine, e San Gregorio ci dice altro che vigile sollecitudine. Tu fai quello verso cui sei inclinato e dici che sei sollecito, e invece no, sei inquieto di spirito, eccetera. Ce n'è quante se ne vuole, ma è per avere qualche esempio. Bene. Ora, il demonio, dopo averci studiato, muove un passo che è la suggestione. La suggestione è, secondo i padri antichi, soprattutto Evagrio Pontico, è il pensiero che entra, ma non dobbiamo pensarlo come un pensiero veramente teorico. È un pensiero carico, diciamo così, già di un elemento di passione, cioè di inclinazione anche quasi della volontà. Non è un puro pensiero, ha una sua carica, ma è ancora a livello di suggestione. Ora, questo pensiero che entra può diventare più o meno carico di un aspetto invece passionale, che poi diventa inclinazione dell'anima, a seconda che si presti o non si presti la dilettazione, che non è ancora il consenso, non è ancora faccio quella cosa, ma è com'è bella interessante questa cosa. Cioè, il diletto è proprio la volontà che dice, diciamo così, interessante, mi piace, la prendo in considerazione, che è un po' l'errore di Eva, la suggestione. Dio vi ha detto che, ma non è vero. E anziché tagliare subito e quindi lasciare la suggestione come suggestione, c'è una sorta di diletto, una curiosità non buona, una curiosità un po' morbosa, che fa entrare in qualche modo questa suggestione, la fa già inabitare in qualche modo nella sfera della sua inclinazione effettiva. Il diletto è una cosa che mi piace, mi interessa. Finché passa poi al terzo stadio, che è poi lo scopo della tentazione, cioè il consenso. Non solo, come dire, mi coccolo questa suggestione, ma vi acconsento, la mia volontà dà la sua adesione, che può essere, come ci ha insegnato il Signore, può essere un consenso anche non fattivo, ma un consenso di pensiero, cioè acconsento a questa cosa va bene. Ipotesi, non lo so, l'uccisione di un innocente, io non l'ho fatta, non sono stata neanche il complice, ma la approvo. Vedete, dunque c'è già il pensiero, pensate, c'è tutta una sfera qui, ovviamente, questo è forse l'esempio un pochino più semplice per capirci. Dunque, vedete quanto è ampio e interessante, spero almeno che abbiate avuto un certo interesse, tutto l'ambito della tentazione. La prossima volta concludiamo questo aspetto per capire prima di tutto come il demonio ottimizza le tentazioni, e lo vedremo. Poi andremo avanti con gli articoli 3 e 4, e vedremo se avremo tempo, altrimenti dedicheremo un'altra lezione alle altre azioni del demonio diverse dalla tentazione. Bene, ci fermiamo qui, e spero così vi possa essere stato un pochino di aiuto quest'ora di dottrina, e se Dio vuole ci si vede domenica prossima. Una buona e santa domenica a tutti.